State manifestando, qual è il motivo? Oggi manifestiamo contro l'embargo criminale che l'USA fin dagli anni 60, fin dall'inizio della Repubblica Socialista Cubana, ha imposto come monito per impedire che una nuova idea di mondo, un'idea più moderna possa prendere piede. A 50 anni, più di 50 anni dall'inizio di questo blocco, ancora si impedisce a Cuba di essere una realtà libera, di poter commerciare, di poter vivere la propria vita in libertà. Quindi mi sta dicendo che in base a quelli che sono gli accordi internazionali dell'apertura degli USA, in realtà è un'apertura solo fittizia, non reale? È stato solamente un modo per fare, diciamo, è come al solito una propaganda che è utile agli USA per impedire che venga vista per quello che è, uno Stato autoritario che impedisce veramente la libertà nel mondo. Fino a dove arriverete con la manifestazione e avrete intenzione ancora di andare avanti con le iniziative? La manifestazione arriverà fino a Piazza Casella, poi Piazza Castello, e poi si continuerà a... Quindi mi state dicendo che avrete intenzione di fare altre iniziative in questa direzione? Certo, sono state già fatte iniziative anche a Pisa, dove c'è una bella realtà dell'Associazione Italia-Cuba, e si continuerà a fare perché è importante far sapere alla gente, gran parte della popolazione italiana e mondiale ignora che ci sia questo embargo criminale nei confronti di Cuba, o alcuni pensano che il blocco sia stato tolto negli anni 90, mentre di fatto il blocco è diventato ancora più pesante. Va bene, grazie. Buongiorno, perché vi trovate qui a manifestare oggi? Ci troviamo qui a manifestare contro il blocco. Il blocco è un'ingiustizia incredibile, è di un'atrocità indescrivibile. Soltanto a pensare il fatto che noi dell'Associazione Italia-Cuba Italiana tutti gli anni bisogna fare raccolte fondi per comprare le medicine antitumorali per i bambini cubani. Il blocco impedisce il sogno di vita e la possibilità di vita, vorrebbe impedire la possibilità di vita ai bambini cubani. Noi tutti gli anni facciamo la raccolta fondi per le medicine da portare a Cuba, perché andiamo in Svizzera, le compriamo e le portiamo a Cuba. Ma l'apertura diplomatica che c'è stato tra gli USA e Cuba è solo stata fittizia oppure è qualcosa di diverso? Diciamo, da un punto di vista politico non è stata fittizia, nel senso poteva aprire un vanto, da un punto di vista pratico è stata fittizia, perché poi la legge è persistita, si è rotta soltanto su alcune questioni.
la possibilità per i cittadini statunitensi di origine cubana di poter raggiungere i propri parenti a Cuba, perché il blocco non era dei cubani che volevano andare negli Stati Uniti, ma era degli statunitensi d'origine cubana che volevano andare a Cuba. Allora Obama ha permesso, ha la possibilità fare questo. Oggi con Trump anche questa minima cosa è stata negata. E l'Italia rispetto alle aperture con Cuba, ce ne sono state come evoluzione o quantomeno aiuti nel senso sanitario e non solo contro questo bloccheo che state manifestando oggi? L'Italia è stata sempre subalterna alle politiche statunitensi, una subalternità a volte stupida, perché anche da un punto di vista dell'imprenditoriale, cioè l'Italia si è impedita un commercio anche proficuo con Cuba. Non solo, ma noi sappiamo che Cuba ha lavorato molto sulla sanità. Una delle cose su cui ha lavorato tanto è stata sull'AIDS. Allora a Cuba hanno trovato le modalità per impedire la trasmissione dell'AIDS dalla madre al feto. Questa tecnologia non viene importata dall'Italia perché c'è il blocco. Quindi noi, essendo subalterni al blocco, siamo subalterni e condanniamo alcuni nostri cittadini a delle condizioni estremamente precarie proprio grazie al blocco. Da dove arrivate voi? Da Pisa. Da Pisa, grazie mille. Da Pisa, da Lucca, questo è il compagno di Lucca. Se poi ti do un altro elemento sulla sanità, io sono diabetico, come quando vado in ospedale a fare le visite sono circondato da persone che hanno il cosiddetto piede diabetico, sono in profitto di essere amputate. A Cuba hanno trovato il sistema di non arrivare mai al piede diabetico, il piede ti rimane integrale e poi continua a camminare per tutta la vita, e invece qui è un disastro e non si fa niente perché si possa, stesso problema, dovresti importare tecniche di cura, farmaci che non, gli italiani non intendono importare. Quindi vuoi dirmi che Cuba sotto questo aspetto sanitario è molto più avanti? Oh, con la miseria che hanno sono riusciti a fare delle cose incredibili, hanno una ricerca avanzatissima sulla biomedicina. Vabbè, non sono un tecnico e potete parlare in modo specifico, ma certo, la realtà è questa. Va bene, grazie. Il paradosso.
cattura, non del sol di tu bravura. Le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara cuando todo se está clara. Se despierta.